Buonasera, raga. Scusate, purtroppo nelle storie che avevo detto stamattina non riuscirò a regolarmi subito, però e poi dopo, insomma, ho fatto in modo che ho messo a dormire il bambino prima e quindi ce l'ho fatta. Di cosa ci parli oggi? Niente, continuiamo col capitolo 14. Non vi parlo di niente, cioè nel senso, dobbiamo finire il capitolo 14, se ci riusciamo, speriamo. Infatti, senza perdere tanto tempo, allora a proposito, per chi non l'avesse visto, sono sicura che vi dirò una cosa adesso. Ho aperto un canale YouTube, ho messo anche, no, no, inizia generalmente alle 16:30, vabbè, però è solo questa settimana in realtà, perché dalla prossima sarò impegnata. Passato lo scritto è una domanda o... No, passato lo scritto è un'affermazione tua. Ottimo. Benissimo, brava, buon pomeriggio. Solo per questa settimana, alle 16:30, però sapete, insomma, mi devo sempre regolare tra marito e figlio. Adesso c'è il marito, quindi ho messo Luigi a dormire, però non si era addormentato del tutto, però è arrivato mio marito e quindi ho detto, vabbè, ce la facciamo alle 4. In genere però è alle 4 e mezzo e la mattina invece alle 8. E anche sabato mattina ci sarà diretta. La sera pubblico sempre il planning della settimana, cioè di questa settimana. Mi piacerebbe farlo anche per le prossime, se riuscirò ad avere, cioè sicuramente se riuscirò ad avere un calendario puntuale, insomma, degli impegni, cioè appena riuscirò ad avere un calendario puntuale degli impegni, anche di Luigi, eccetera, ve lo comunicherò. Allora, sono soprannumerare al TFA. Aspettiamo che arrivi qualcuno, quindi perciò ti rispondo. Inizio a... Sono soprannumerare al TFA, inizio il prossimo anno. Cosa fare nell'attesa del prossimo anno? Mando MAD? Se non sei in GPS, sì. Oppure, se vuoi mandare MAD, anche se sei in GPS, richiedi la cancellazione dalle GPS e manda MAD. Sì, perché no? Chiara, buon pomeriggio Silvana, oggi ho consigliato il tuo profilo e il canale YouTube a un po' di colleghe. Oggi è il primo giorno di scuola, grazie Chiara, grazie mille. Allora, gli iscritti di YouTube sono diventati 607, quindi sono più vicina al traguardo dei 1000. Quello che è ancora, sono stralontanissima dal poter iniziare un po' a monetizzare è le ore di visualizzazione, quindi mamma mia, ce ne vogliono 4.000, io sono tipo a 300, una cosa del genere. Penso che ci vorrà ancora parecchio parecchio tempo, quindi se doveste avere un device in più da poter mettere lì e lasciare YouTube con i miei video, fatelo andare, sono ore di visualizzazione in più. Io ovviamente col mio profilo non lo posso fare perché le ore di visualizzazione si cumulano solo con la visualizzazione di profili ovviamente diversi. Te lo meriti tutto, grazie mille, grazie davvero. Allora, se non sei in GPS puoi mandare le MAD, certo, anzi ti consiglio di farlo qui. Certo che cumuli punteggio anche se non hai il TFA o se non sei iscritto in GPS, certo. Con le MAD. Cumuli punteggio. Allora, l'unico caso in cui non cumuli punteggio con la MAD è se non hai il titolo. Cioè, che significa? Io sono laureata, ho i 24 CFU, posso insegnare alle scuole superiori, ok? Però vengo chiamata dalle incrociate, dalle graduatorie incrociate. Incrociate significa, raga, l'ultima spiaggia proprio. Prima delle MAD, ovviamente. Vengo chiamata dall'incrociata Tostegno alle medie perché stanno proprio uccisi e non c'è più nessun altro. Quindi in quel caso non cumulo punteggio, ma a quel caso non si arriva quasi mai, quindi mandala perché ovviamente cumulerai punteggio. E poi comunque, cioè, hai comunque stipendio e tutto, quindi voglio dire,
Credi che quest'anno arriveranno alle MAD? Sì, penso di sì. Sì. Penso proprio di sì, perché considerate che purtroppo un sacco di gente che è stata assunta anche con le mini call non si è depennata dall'IGPS. Purtroppo è successo che nel frattempo sono state le stesse persone che magari sono state assunte, sono state anche chiamate, tra virgolette, richiamate dall'algoritmo dell'IGPS, quindi in realtà quelle stesse persone sono state assegnate delle supplenze annuali che in realtà però non verranno mai sostenute, quindi cioè, non ci sarà mai la presa di servizio per GPS e quindi praticamente nel frattempo altre persone saranno saltate dall'algoritmo e vabbè, amen. Raga, ultima domanda perché ci serve il tempo. Mi hanno chiamato dalla materna e posso insegnare solo alle superiori, quindi niente punteggio? Esatto. Prenderai in quel caso solo. E quindi se ti hanno chiamata hai mandato già le MAD? E in quel caso sì, prendi lo stipendio. Però sì, raga, le MAD sì, perché con le missioni ruolo che ci sono state, secondo me un sacco di posti resteranno, cioè sono ancora vacanti. Infatti io non vi nascondo che quest'anno voglio capire prima di che morte morire, perché cioè se tipo comincio il TFA vedo un attimo come si mettono le cose, perché altrimenti l'ultima spiaggia sarebbe proprio quella di valutare il depennamento da GPS e mandare le MAD. Allora, ok, adesso banda alle ciance e riprendiamo. Siamo al capitolo 14 e dobbiamo riprendere da pagina 542. Quindi anzi no, in realtà da pagina 543. Abbiamo fatto, no, raga, che città consigli per inviare MAD? Come faccio a dirlo così su due piedi, Carla? Non so di dove sei, non so se ti puoi spostare, non so, cioè no, è impossibile, cioè non si può. Comunque, allora, processo di insegnamento-apprendimento con la LIM. Allora, qui inizia a parlare di didattica tradizionale e didattica innovativa. Quindi, abbiamo visto già stamattina questa differenza e possiamo andare a quattro diverse impostazioni di attività didattica. Quindi, pagina 543. Allora, in via del tutto generale, proviamo a distinguere quattro livelli differenti di uso della LIM. Raga, per chi deve fare l'orale TFA, questo testo è secondo me molto più approfondito ed idoneo per l'orale TFA per certi punti di vista, soprattutto se si tratta del commento di una ODA. A livello di metodologie e tecnologie per l'inclusione, questo testo è molto meglio del manuale TFA in sé per sé. Allora, il primo modo di utilizzare la LIM può essere usare la sua superficie come fosse una lavagna, quindi per scriverci sopra con lo stilo. Oppure si può usare una presentazione preparata con informazioni testuali che ha una struttura lineare e sequenziale. Vabbè, praticamente il primo uso è usare la LIM come fosse la lavagna di Ardesia. In questo tipo di lezioni, infatti, i vantaggi offerti dalla LIM sono pochi perché tu la usi come uno schermo. Stop. Un secondo livello di più efficace utilizzo si realizza quando si riescono a sfruttare al meglio gli aspetti multimediali della lavagna, cioè, per esempio, il docente potrà anche inserire immagini, inserire filmati, accedere ad altre risorse presenti in internet per fare degli approfondimenti. Ok, oppure ovviamente il docente nell'utilizzare la LIM e nel proporre approfondimenti, immagini, eccetera, fa comunque da conduttore della lezione. Quindi è sempre comunque, diciamo, non il protagonista del processo di apprendimento, ma è comunque quello che coadiuva, quello che fa da facilitatore per l'acquisizione delle conoscenze. Quindi,
Ok, l'utilizzo di questo secondo livello di LIM è più efficace perché? Perché ovviamente inserendo varie modalità di comunicazione, quindi testo, immagini, diagrammi, filmati, i ragazzi si sentiranno più motivati. Allora, il passo successivo invece si compie associando alla LIM l'utilizzo dei learning object e coinvolgendo attivamente gli studenti nelle attività svolte con tali oggetti di apprendimento. Gli studenti sono coinvolti nelle attività che si svolgono sulla superficie interattiva della lavagna, usando principalmente learning object, quindi in questo caso saremo in grado di dare al ragazzo un percorso di apprendimento coerente ed unitario e gli permetteremo di sperimentare direttamente e di creare la sua conoscenza utilizzando il learning object. Inoltre riusciremo a verificare il livello di apprendimento con verifiche e test incorporati nello stesso oggetto di apprendimento. Gli alunni stessi potranno comporre i learning object in moduli o in percorsi di apprendimento più complessi. Le caratteristiche della lavagna multimediale sopravvivono in quanto i learning object sono composti da testi, immagini, filmati e animazioni che favoriscono la presentazione dei contenuti sotto diversi canali comunicativi. La superficie interattiva della lavagna è lo scenario nel quale uno o più alunni interagiscono con gli oggetti di apprendimento sotto la supervisione del docente. Ok. In questo tipo di attività gli alunni sono coinvolti in prima persona. Apprendono dall'esperienza diretta e dall'interazione con gli oggetti presenti sulla lavagna, la loro motivazione cresce perché apprendono contenuti e maturano abilità mediante dei linguaggi che sono loro più familiari. Allora, in questa impostazione si vedono gli aspetti fondamentali del costruttivismo sociale. La conoscenza viene costruita dagli studenti attraverso le esperienze svolte in prima persona e nasce dal confronto con gli altri e dalla negoziazione dei significati. Ok, l'ultimo passo, quindi il quarto tipo di utilizzo della LIM, si compie superando l'impostazione fornita dalla Learning Object. Scusatemi, si compie superando l'impostazione fornita alla lezione dai learning object, che sono oggetti interattivi caratterizzati da una certa rigidità, e si passa invece, perché allora praticamente i learning object non sono totalmente aperti e modificabili, quindi hanno una certa rigidità. Se proviamo a superare questa cosa, quindi aspettate, sono rigidi, non totalmente aperti e non totalmente modificabili, il loro uso prevede una serie di funzionalità limitate, che sono orientate all'apprendimento di aspetti specifici, di concetti specifici, senza la possibilità di essere smontati e rimontati a piacimento, ok? Limitando il campo delle esperienze che si possono compiere, ok? Al contrario, invece, la LIM prevede la possibilità di creare un ambiente interattivo nel quale testi, immagini, file sonori, eccetera, eccetera, possono essere spostati, ruotati, ridimensionati, sovrapposti, combinati, modificati. Pertanto, l'unità didattica viene fondata sull'uso di asset. Sull'uso di asset digitali, digital asset, i cui contenuti possono essere modificati e completamente riadattati dall'alunno o dal docente. Quindi si lascerà spazio ad esperienze più profonde per gli studenti. La LIM sarà un tavolo di montaggio della conoscenza. Ciascun alunno può interagire con la lavagna interattiva e creare la propria esperienza di apprendimento da solo o con qualche compagno. Finalmente si delinea in modo completo il paradigma costruttivista.
La conoscenza viene costruita sul tavolo interattivo della LIM attraverso esperienze significative e personalizzate, mediante tutti i canali comunicativi. Ok, ovviamente occorre sottolineare come questa svolta costruttivista sia possibile soprattutto grazie all'atteggiamento del docente, il quale deve rinunciare alla lezione frontale, sia essa svolta con la LIM o con la Lavagna Tardesia, e coinvolgere direttamente i ragazzi. Ok, quindi abbiamo visto i quattro tipi di usi che si possono fare della LIM. Ok, allora le criticità che emergono e i possibili sviluppi. Allora, se consideriamo che l'assetto di un'aula in cui è presente una LIM e in cui il docente applica metodologie di apprendimento collaborativo, gli studenti lavorano in coppia in piccoli gruppi sotto la supervisione, la lavagna interattiva è il fulcro della didattica. L'attenzione degli studenti è rivolta alla LIM. Ok. Il docente può pensare di coinvolgere a turno gli studenti, ma sarà difficile avere un coinvolgimento corale ed ottenere un livello di interazione elevato per tutti gli studenti. Allora, supponiamo che la classe sia divisa in gruppi e ciascun gruppo debba portare a termine un compito specifico, per esempio una ricerca sotto forma di ipertesto, un percorso, una presentazione multimediale, una simulazione che presenti un certo livello di interattività. In un'aula strutturata in questo modo non è possibile avere gruppi che lavorano contemporaneamente utilizzando il computer, piuttosto i gruppi devono svolgere il lavoro a casa. In seguito i lavori potranno essere presentati in classe uno per volta attraverso l'uso della LIM. Durante la presentazione dei lavori è possibile favorire un confronto nella classe su ciascuno dei lavori svolti dai gruppi di studenti, da cui possono nascere stimoli e osservazioni che generano nuove idee e nuova conoscenza. Tuttavia, allora, questo che cosa dice, raga? Allora, aspettate, mo ve la faccio più semplice. Allora, praticamente dice un limite della LIM è il fatto che, essendo una sola, che cosa succede? Se io divido la classe in gruppetti e chiedo ai singoli gruppetti di produrre un determinato lavoro, un determinato prodotto, che sicuramente si dovrà avvalere della tecnologia, dell'uso della tecnologia. Che cosa succede? Che avendo una sola LIM a disposizione, i ragazzi, cioè io non potrò creare una sinergia corale, non potrò coinvolgere tutti e 27 nello stesso momento, perché la LIM è una sola, quindi un gruppo alla volta solamente potrà creare il suo lavoro, gli altri resteranno esclusi. Quindi gli altri eventualmente avrebbero dovuto, grazie mille, ciao a te. Gli altri eventualmente dovrebbero, scusate, non avrebbero dovuto, dovrebbero aspettare il proprio turno o comunque lavorare a casa e poi venire in classe a riportare il loro lavoro. Ecco perché questo potrebbe essere un limite. Mentre invece in altri paesi, e questa cosa sta arrivando anche in Italia, perché tra l'altro anche all'asilo da mio figlio, per esempio, la scuola ha aderito. Cioè, o meglio, la scuola si è aggiudicata, ha aderito ad un progetto ed è risultata vincitrice di un progetto che rientrava nel PNSD, Piano Nazionale della Scuola Digitale, e arriveranno anche i tablet interattivi. Quindi, che cosa succede? Che in altri sistemi, che si stanno arrivando anche in Italia, sono state introdotte ulteriori tecnologie specifiche in aula che rendono possibile, diciamo, il lavoro in contemporanea con l'uso di più device, ok? Tecnologici. Quindi ci potrà essere chi magari usa il tablet, chi utilizza la LIM, chi utilizza un notebook, non lo so, insomma, comunque piccoli gruppetti, ognuno forniti di.
Però io a questo punto poi ci metto sempre del mio e dico, ok, io ho una sola LIM a disposizione, però voglio che i ragazzi creino questa cosa interattivamente, cioè che utilizzino a piccoli gruppi la LIM per creare una lezione ben strutturata e che cosa posso fare? Anziché farli lavorare a casa, perché giustamente se lavorano a casa tra di loro non si confronteranno. Innanzitutto posso, con la faccia di cavolo che ho, chiedere a qualcuno di mettere a disposizione la casa per far incontrare i bambini e farli lavorare insieme, perché secondo me è anche bello questo. Questa è un'altra cosa che si è persa tantissimo, eh? Quando noi eravamo piccoli, io mi ricordo, almeno adesso non mi capita mai, anche perché il pomeriggio la maggior parte vanno al dopo scuola, ripetizioni, sport, quello quell'altro. Invece ai tempi miei studiare a casa di a turno, wow, cioè si studiava 10 ore, si stava fino alla sera, la mamma ci preparava la cena, vabbè, insomma. Comunque, innanzitutto chiedere questa cosa, cioè chiedere comunque al genitore di farli interagire insieme, di mettere a disposizione magari la casa e di farli lavorare assieme. Oppure un'altra cosa che potrei fare è, benissimo, allora questo gruppetto oggi usa la LIM, le famose ricerche, madonna mia, sì, a casa dell'unica persona che aveva il computer, poi, pff, vabbè, comunque. Oppure potrei dire, allora, il gruppo A usa la LIM oggi, il gruppo B, C e D, da prima costruisce l'idea in classe. Quindi mettetevi in gruppetto, prendete un cartellone, iniziate a dire come possiamo fare un bel lavoro, di che cosa ci possiamo avvalere, che ricerche possiamo fare, come vogliamo affrontare il discorso. Quindi gli direi: nel frattempo iniziate a strutturare la ricerca che volete fare. Quindi fate una strutturate la ricerca azione. Quindi prima capite che cosa volete andare a ricercare, strutturatela, magari iniziate a buttare giù delle idee, delle mappe concettuali, dite possiamo andare a visitare, a consultare questo sito piuttosto che un altro, e poi dopo a turno utilizzerete la LIM. Questo potrebbe essere un'altra strategia, cioè diciamo una strategia diversa, piuttosto che non farla utilizzare per niente e fare così per tamponare. Allora, ora, libri digitali nella scuola italiana, quindi vedete come tutto sta evolvendo al digitale. Addirittura oggi mi dicevano le maestre di mio figlio che il patto di corresponsabilità, il patto educativo di corresponsabilità, molto probabilmente non ci sarà nemmeno consegnato cartaceamente, non so se si può dire, vabbè, in forma cartacea. Quindi lo dovremo vedere direttamente sul portale. Non mi veniva. Allora, libri digitali nella scuola italiana. Ah, scusate, per chi deve fare l'orale del TFA, mi sta venendo adesso proprio un flash così, visto che ho iniziato a vedere DL e DM. Allora, non so se vi è capitato di leggere, a me l'ha segnalato oggi Giorgia, una ragazza che ho conosciuto studiando, perché i social creano anche cose belle, cose positive, con la quale mi sento frequentemente. Allora, mi ha segnalato che, a proposito della normativa scolastica, o meglio, a proposito della normativa sulla redazione di documenti praticamente, allora, voi siete rimasti al fatto che il nuovo PEI, è riferibile al decreto interministeriale, cioè l'ultima evoluzione normativa del nuovo PEI riguarda la 182 del 2020. Siete rimasti tutti lì al decreto interministeriale 182 del maggio 2020? Siete rimasti di lì? Lo sito della scuola, sì, esatto, è vero. Siete rimasti tutti lì. Tutto a posto, oh, ma tutto a posto, proprio preparatissimi. Allora, facciamo un piccolo excursus che mo vi metto questa finestra per l'orale TFA. Allora, scusatemi. Siete rimasti tutti lì. Ok, perfetto. Allora, noi abbiamo buona scuola, ok? Sì, è cambiato qualcosa. Allora, noi abbiamo la legge sulla buona scuola, che è la 107 del 2015, ok? Allora, la buona scuola dà l'attuazione alla
Buona Scuola dà attuazione alla autonomia scolastica. Praticamente questa legge prevede un solo articolo, l'articolo 1, e norma un po' di cosine. Facciamo un piccolo recap. Norma un po' di cosine perché parla, introduce il portale unico dei dati della scuola, proprio per restare in tema, Piano Nazionale della Scuola Digitale, Comitato di Valutazione dei Docenti e l'organico per l'autonomia. Ok, in ottemperanza, come si dice, in applicazione di questa legge, viene varato il decreto legislativo 66 del 2017, il quale praticamente è uno degli 8 decreti attuativi di questa legge ed è quello che prevede promozione dell'inclusione scolastica, il nuovo PEI dice che deve essere redatto dal GLO, il piano di inclusione deve essere invece redatto dal GLI. Devono essere redatti sulla base del profilo di funzionamento, che praticamente sarà l'unico documento che sostituisce gli ex, i vecchi diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale, anche se nella realtà questo ancora non succede. Dopodiché, questo decreto legislativo 66-2017 a questo decreto sono succeduti altri 7 di attuazione della legge 107 del 2015, tra cui il 96 del 2019. Ok? Quindi potremmo dire 107 del 2015, 66 del 2017, 62 del 2017 è quello della certificazione delle competenze, poi abbiamo il 96 del 2019 che è quello che introduce l'ICF. L'autodeterminazione, quindi il fatto che l'alunno può partecipare al GLO, l'accomodamento ragionevole, più collaborazione famiglia-territorio, poi viene modificata la commissione medica per l'accertamento, della disabilità, e, già qui, quindi decreto 96-2019, inizia a dire il PEI fa parte del più ampio progetto di vita individuale e vengono introdotti i gruppi di lavoro. Quindi c'era già il GLO, viene introdotto anche il GLI, il GIT e il GLIR. Ok? Benissimo. Dopo di questo, cosa succede? Succede che il nuovo PEI, abbiamo decreto 182-2020, decreto interministeriale, mi pare, 182-2020, che dice, introduce il nuovo PEI, cioè nel senso, dice il PEI deve essere redatto su base ICF, cioè quindi praticamente in un'ottica biopsicosociale, ma non è finita qui perché vabbè, il PEI deve essere redatto dal GLO e siamo d'accordo, però non è finita qui perché questo decreto 182 del 2020 è stato ulteriormente modificato con il decreto 153 del 1 agosto 2023. Ok? Quindi anche se non saremmo tenuti a sapere questi aggiornamenti, anche se non avranno a che fare con l'orale TFA, possiamo comunque eventualmente, se si parla di didattica personalizzata, individualizzata, se si parla di inclusione, se si parla di inclusione, possiamo eventualmente mostrarci fighetti nei confronti della commissione e dire come continua ad essere, cioè praticamente come continua ad essere continuamente normato. Cioè, questo significa che da tutti i punti di vista stanno continuando a mettersi in discussione, cioè nel senso, dobbiamo continuamente metterci in discussione. Quindi, normato il nuovo PEI, benissimo, non va bene, andiamo avanti, cioè continuiamo a fare modifiche. Abbiamo visto che questa cosa funziona, non funziona, continuiamo a modificare esattamente come dovremmo fare noi docenti. Sì, è il decreto ministeriale numero 153 del 1 agosto 2023. Quindi, diciamo, il bello della didattica, della prospettiva costruttivista e cognitivistica della didattica, della valutazione, dei parametri educativi proprio, è il continuo mettersi in discussione.
Non ci sono teorie completamente vere o completamente false, non ci sono metodologie che funzionano o non funzionano. Stamattina, per esempio, parlando, ho fatto un esempio che mi è venuto così, cioè ho associato il brainstorming, che cosa dice questa modifica? È praticamente, no, andatevela a cercare perché, vabbè, ha normato un pochettino, ho visto che è cambiato un po' l'assegnazione cioè sono cambiati i range di ore, del docente di sostegno, quindi hanno meglio normato i parametri di assegnazione del docente di sostegno all'alunno certificato, quindi in base alla esigenza bassa, media, è stata introdotta un'altra fascia e poi la alta. Poi vabbè, sono state riviste un pochettino le linee guida per le redazioni del PEI, per la redazione del PEI. È stato ripreso un pochettino l'accertamento, le modalità di accertamento della diagnosi in sostanza, qualche altra cosina. Ora non mi ricordo bene, però è 1 agosto 2003, 2023. Decreto 153, quindi vedetevelo un pochettino. Madonna, ragazzi, apri un attimo il balcone. Oh, non so da voi, ma qua da me ha ripreso a fare sto caldo afoso che... Scusate, ma io quando ho caldo, se non bevo dalla bottiglia, sembra che non mi dissetto. Allora, sul brainstorming, allora, stamattina facevo un esempio di fare simulazione prova orale con UdA, fa caldissimo. In che senso? Non abbiamo fatto una diretta con Caterina sull'UdA. E stamattina ho pubblicato invece una diretta in cui analizziamo un caso studio abbastanza interessante sull'autismo. Vedi, Alessandra dice, chiedono di suggerire le possibili ore per l'anno successivo. Ah, ok, perfetto. Comunque sì, riguarda sempre redazione del PEI, linee guida per la redazione del PEI, modalità di accertamento della 104 praticamente e modalità di assegnazione del sostegno, del docente di sostegno, sì. E stamattina facevo un esempio di uso della LIM e di raccolta delle idee, quindi brainstorming, che tipicamente invece cioè, è comunque una metodologia cooperativa, però tipicamente prevede o che il docente scrive alla lavagna tutte le idee che vengono in mente ai ragazzi, oppure che si lascia ai ragazzi modo di scriverle. Invece io, pensando alla LIM, non so che cosa ho detto boh, raccogliamo le idee, non mi ricordo nemmeno, ho fatto un esempio così. Si può chiedere di raccogliere le idee, di magari segnarle alla lavagna, animarle pure, in modo magari da associare, cioè, allora, per esempio, in che modo può essere utilizzata la LIM? Allora, se io so che ci sono ragazzi, cioè ci sono ragazzi, io so che devo utilizzare le tecnologie per l'inclusione per dare una svegliata ai ragazzi per motivarli, ok? Quindi se devo fare per esempio brainstorming perché mi rendo conto che è una cosa che funziona, perché il brainstorming è una metodologia che adopera bene soprattutto in classi miste, cioè in quelle in cui c'è una fetta di ragazzi prevalentemente timida e una fetta di ragazzi troppo loquaci. Col brainstorming c'è una prima fase, quella divergente, in cui vengono fuori tutte le idee, no? E allora hanno a disposizione un tot di tempo. E in quella fase il docente raccoglie le idee e le scrive alla lavagna, no? Per esempio, se io dico, se vi dico amicizia, che cosa vi viene in mente? In quel caso, per esempio, potremmo anche segnare alla lavagna le emozioni che vengono in mente o le parole che vengono in mente ai ragazzi e dare ad ognuna un carattere ed un colore particolare, utilizzando la lavagna, ok? E
E poi magari, oppure andare a vedere quale colore è associato all'emozione che stai esprimendo. Una cavolata così, detta per dire, cioè nel senso, mi è venuto in mente adesso. Ah, ecco, Alessandra dice, soprattutto se l'alunno deve affrontare il passaggio di grado, con il nuovo PEI vengono consigliate le ore di sostegno per l'anno a seguire. Secondo te in sede di orale TFA possono chiedere un caso specifico da fare in quel momento? Da noi hanno pubblicato l'avviso per cui estrarremo una UDA al momento e ci chiederanno di commentarne uno o più aspetti. Sì. Grazie, grazie perché rendi tutto chiaro e accessibile. Ah, raga, secondo me. Se dopo attivate il cervello, cioè nel senso, attivate il cervello in che senso? Io ovviamente parlando con voi mi viene naturale di non sentirmi giudicata, no? Quindi le cose mi vengono, cioè mi scorrono e mi vengono. Magari con una commissione di fronte sarà un po' più difficile, però io dirò, oggi Giorgia mi ha consigliato di dire, allora, a prescindere dal fatto che sicuramente io non so, però posso provare a mettere insieme delle idee. Giorgia mi ha detto tu inizi così, alzi le mani e quindi loro sicuramente potranno apprezzarlo. Però sì, effettivamente comunque dopo le mettete insieme le idee, cioè le metteremo insieme. Allora, adesso libri digitali nella scuola italiana, decreto legislativo e decreto ministeriale. Allora, un primo passo è stato compiuto col decreto legislativo 112 del 2008 perché ovviamente ci sono stati una serie di interventi normativi che hanno definito la progressiva migrazione dai libri cartacei a quelli in versione mista, cioè contenuti da una parte in formato cartaceo e uno in formato digitale, oppure libri elaborati direttamente in digitale. Tra l'altro, Gio, ci sei? Tra l'altro, qui se vedete anche noi abbiamo l'espansione digitale, basta usare questo codice, seguire le indicazioni e andare a fare gli esercizi relativi a questo testo. Allora, primo passo importante, decreto legislativo 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008, che all'articolo 15 dice: i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili in tutto o in parte nella rete internet. Nel comma 2 dell'articolo 15 si ribadisce che i libri di testo possono essere prodotti. Valido? In che senso? Possono essere prodotti in stampa, online scaricabile da internet oppure mista. Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, poi spostato a 3 anni più tardi, 14-15, il collegio dei docenti deve adottare esclusivamente libri nelle ultime due versioni, scaricabile e mista. Benissimo, quindi dal 2014-15 il collegio dei docenti deve adottare esclusivamente libri nella versione scaricabile e mista. Questo limite viene posto solo sulle nuove adozioni, pertanto i libri in versione cartacea già in uso possono essere confermati, ma in caso di una nuova adozione si deve procedere alla scelta di un volume scaricabile in versione mista. Ok, perfetto. Devono essere determinate le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, le caratteristiche tecnologiche dei libri, il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa. Ok. La legge 169 del 2008 stabilì che i collegi dei docenti adottassero libri di testo per i quali l'editore si era impegnato a mantenere invariato il contenuto del quinquennio. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 15 del 112-2008, convertito in legge 133-2008, è stato emanato l'8 aprile 2009. Efes, ma c'è, no, raga, oggi davo i numeri quando ripetevo alta voce, mio marito ha detto, ma speriamo che ti pigliano, speriamo che ti prendono. Allora, il decreto ministeriale previsto dall'articolo 15,3, vabbè, decreto ministeriale previsto dal decreto legge 112-2008, convertito in legge 133-2008, è stato emanato l'8 aprile 2009.
Si tratta del decreto ministeriale 41 2009, i cui allegati fissano i prezzi dei libri scolastici e i tetti di spesa della scuola secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, il decreto 41 2009 all'allegato 1 fissa per i libri di testo, il Foggiano è poesia, fissa per i libri di testo i criteri pedagogici, le caratteristiche tecniche dei testi scolastici a stampa e le caratteristiche tecnologiche per quelli versione online e mista. Allora, che significa i criteri pedagogici? Criteri pedagogici significa contenuto concettuale dei libri, perché devono proporre contenuti che siano pertinenti, improntati al massimo rigore scientifico e adeguatamente aggiornati. Inoltre il libro deve prevedere collegamenti tra i vari nessi, certo che la salvo sempre, sì. Il libro deve prevedere collegamenti tra i vari contenuti per rendere significativo e organico l'apprendimento degli studenti. Ok, raga, mi sa che dobbiamo un pochettino accelerare perché sono le 5 meno un quarto e siamo ancora, mamma mia, porca miseria. Allora, le caratteristiche tecniche invece, che sono sempre appunto state determinate dalla legge, dal decreto ministeriale 41-2009, caratteristiche tecniche vuol dire grandezza del carattere, numero di pagine, caratteristiche della copertina, eccetera, eccetera, quindi tutto quello che è il digitale per garantire. Per limitare il peso del volume, per contenerne il costo. Vabbè, il formato digitale deve essere leggibile con software facilmente reperibili, compatibili sui dispositivi hardware più diffusi. Vabbè, secondo me queste sono caratteristiche, cioè sono cose troppo approfondite. Il capitolo 13 sì, lo dovremmo fare domani. Sì, però leggo solamente le cose che mi riguardano, sono onesta. Farò solo la parte della secondaria. Allora, invece, decreto legge 179-2012. Vabbè, raga, scusatemi, però posso dire una cosa. Io leggo qui di nuovo, a parte che rivedo gli stessi numeri, poi caratteristiche tecniche di libri di testo nella versione cartacea, nella versione digitale, prezzo dei libri, cioè, secondo me si può saltare, cioè, dai. Cioè, ripete, contenuti digitali integrativi, cioè, ai fini del TFA io lo salto, vi dico la verità, cioè, scusatemi, Decreto ministeriale 781 del 2013. Contenuti digitali integrativi. Contenuti digitali integrativi sono quelli che praticamente i CD. Sì, per l'orale TFA non ci servono, sì. Sono d'accordo. Che poi tra l'altro stanno di nuovo qua, cioè. Contenuti digitali integrativi e learning object. Sì, ce la facciamo a finire, va, tanto andremo molto molto veloci su questo, raga, perché. Sì, allora, contenuti di apprendimento integrativi, quindi CAI, sono audiovisivi in formato analogico, quindi i vecchi CAI sono stati sostituiti, quindi i vecchi contenuti in formato analogico, ciao Alessandra, sono stati sostituiti dagli attuali contenuti digitali integrativi, che possono essere reperiti come complemento del libro di testo adottato oppure acquistati indipendentemente dal libro oppure rintracciati gratuitamente in rete. Vabbè. Ok. Spesso i contenuti vengono associati ai learning object, contenuti digitali integrativi ovviamente. Quindi avranno un certo livello di interattività e multimedialità realizzati con tecnologie digitali, ok?
Allora, quindi praticamente la differenza tra learning object e i contenuti digitali integrativi è che i learning object non devono essere necessariamente associati ad un libro di testo, invece i contenuti digitali integrativi hanno sostituito i contenuti di apprendimento integrativo e sono praticamente i CD. Quelli che prima erano i CD che stavano dietro ai nostri libri e che adesso invece sono l'espansione online praticamente. Allora, ritornando al caso dei contenuti digitali integrativi, possiamo affermare che le loro caratteristiche sono queste. Quindi, i contenuti digitali integrativi sono modulari, cioè sono indipendenti l'uno dall'altro, molecolari, cioè sono indipendenti l'uno dall'altro, quindi non necessitano di essere associati tra loro, però devono presentare un aspetto specifico di un argomento, quindi modulari, indipendenti da altro o di autoconsistenza. Molecolari rappresentano praticamente un aspetto specifico di un argomento, ok. Riutilizzabili, ok. Consentono di eseguire simulazioni, come nel nostro caso qui l'espansione online ci fa fare i quiz. Personalizzabili perché vanno incontro a diversi stili di apprendimento. Favoriscono l'interazione collaborativa perché può essere fruito, scusatemi, da più utenti simultaneamente. Sono interconnessi con la rete, ovviamente, e sono reperibili in rete. Ok, quindi contenuti digitali integrativi. Ok, quali sono le piattaforme di fruizione? Una caratteristica della piattaforma di fruizione normata dal decreto ministeriale 781 del 2013 è la sua interoperabilità, cioè la piattaforma non deve essere concepita per far funzionare i libri digitali di un unico produttore, ma deve permettere la fruibilità di più formati di libri digitali. Amen. Quali sono i dispositivi con cui si può fruire di questi contenuti digitali integrati? Computer desktop, notebook, netbook, tablet, lettori di ebook, smartphone. Ovviamente considerate che tutti questi, per esempio, possono anche essere i device presenti in un'aula 2.0, cioè nel senso in un'aula che sulla scia delle aule americane, sta accadendo anche in Italia, ripeto, non avrà solamente la LIM, ma magari avrà anche netbook, tablet, computer desktop, notebook. Vabbè, poi dispositivi personali di fruizione collettiva, ma stiamo parlando sempre dei contenuti digitali integrativi. Allora, le nuove tipologie di libro digitale, i vincoli imposti sul libro cartaceo. Siamo a pagina 558. Allora, abbiamo tre tipi di modalità di adozione di libro di testo e di risorse digitali integrative. Modalità mista, cioè libro cartaceo con contenuti digitali integrativi. Esatto. Modalità mista di tipo B, cioè libro di testo cartaceo e digitale con contenuti digitali integrativi. Modalità C, cioè libro digitale con contenuti digitali integrativi. Vabbè. Valutare e scegliere un libro di testo lo salterei proprio di cuore, invece il piano nazionale della scuola digitale lo leggerei. La didattica a distanza, grazie a Dio, no, e dobbiamo leggere invece un po' la didattica digitale integrata, giusto questo, ma tanto qua, cioè questa è abbastanza proprio intuitiva. Allora, piano nazionale della scuola digitale, solo questo ci manca praticamente. Dai. Allora, ecco, siamo arrivati, l'abbiamo detto prima, la 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola che ha dato attuazione all'autonomia scolastica, che invece è nata a partire dalla legge Bassanini, quindi dalla legge 59 del 97,
Sì. Quindi Piano Nazionale Scuola Digitale è stato, la cui realizzazione è stata prevista dall'articolo 1 della 107-2015. In realtà la 107-2015 ne è solo uno di articolo. Ok. Il Piano Nazionale, della Scuola Digitale ha la finalità di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli strumenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale. Quindi, che ci dobbiamo ricordare? Buona scuola, legge 107 del 2015, quindi in attuazione dell'autonomia scolastica abbiamo questa legge, la legge sulla buona scuola, che prevede la realizzazione del Piano Nazionale della Scuola Digitale, quindi acronimo PNSD, che il Ministero dell'Istruzione deve adottare con specifico provvedimento. Benissimo. Il Piano Nazionale della Scuola Digitale dice: dobbiamo rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale. Se pensate al nostro, cioè se pensate a quello che stiamo facendo noi in questo momento, non stiamo facendo altro che utilizzare la rete internet e un social network, quindi non un'applicazione ma un social network per diffondere la conoscenza o per diffondere almeno la motivazione, ok? Piano Nazionale della Scuola Digitale approvato con il decreto ministeriale numero 851 nel 2015 è un documento programmatico finalizzato al lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana per un nuovo posizionamento nel suo sistema educativo nell'era digitale. Quindi PNSD approvato nel 2015, documento programmatico finalizzato a lanciare una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. Il PNSD è articolato in quattro passaggi fondamentali: strumenti, competenze e contenuti, formazione e accompagnamento. Ciascuno dei passaggi è suddiviso in ambiti di lavoro. Quindi, per ciascun ambito di lavoro è previsto un gruppo di obiettivi collegati ad azioni specifiche da porre in essere per essere conseguiti, ok? Per un'analisi più approfondita si rimanda a specifici testi. Vabbè. Il PNSD sottolinea che nessun passaggio educativo può prescindere da un'interazione intensiva docente-discente e che la tecnologia non può distrarsi da questo fondamentale rapporto umano. La digitalizzazione va perciò canalizzata all'interno di un'idea di innovazione, di scuola non più unicamente trasmissiva, di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia. Ok, questa è una cosa bella, eh? Cioè nel senso, il piano nazionale dice: nessun passaggio educativo può prescindere da una interazione intensiva docente-discente. Quindi questo non significa che dobbiamo abbandonare la lezione frontale, e dobbiamo dire ai ragazzi fate vobis. Questo non significa che non dobbiamo comunque creare un rapporto empatico, o non dobbiamo cercare di entrare in contatto con i ragazzi. Oggi, per esempio, vedevo, che, non mi ricordo, nel Piemontese credo, non mi ricordo dove, vedevo al telegiornale che sono stati attivati dei corsi per gli insegnanti della primaria, per l'alfabetizzazione emotiva, cioè intesa come evitare la violenza a casa, cioè cercare preventivamente di capire dai bambini se ci sono fenomeni di violenza casalinga, perché i bambini ovviamente, soprattutto in primaria, sono quelli che ancora dicono le cose come stanno senza remore, quindi addirittura cioè si è fatto leva comunque sulla costruzione di un rapporto direi interpersonale docente-alunno, perché effettivamente se tu al mattino osservi i tuoi bambini, capirai che magari uno è cioè
uno è abbastanza entusiasta, l'altro lo è meno, e cercherai sempre via via di capire di più. E se il bambino si sentirà fiducioso, se avrà fiducia in te, sicuramente riuscirà anche piano piano ad esprimere magari il malessere che vive. Lo potremmo citare come spunto per gli strumenti UDA, certo, sì, ovvio, sì, per questo mi sto focalizzando. Allora, facendo il tesoro delle numerose iniziative condotte negli ultimi anni, il Piano Nazionale della Scuola Digitale mira inoltre ad attivare un processo di immersione delle reti, delle scuole e degli attori extrascolastici che spontaneamente hanno avviato processi di innovazione digitale attraverso esperienze, modelli e formazioni. Pensate per esempio a tutti, che ne so, gli oratori, oppure i centri sociali, no? Centri di, no, centri di ascolto, centri sociali di raccolta, tra virgolette, di chiamata a raccolta dei ragazzi per toglierli dalle strade. Sto parlando delle realtà più emarginate, diciamo così, in cui, che ne so, sono stati, se prima veniva istituita la sala lettura, adesso invece magari si è passato a posizionare la PlayStation oppure il computer, la lavagna, insomma, device, notebook, tablet, quello che è, che possano aiutare i ragazzi a togliere i ragazzi dalla strada. Madò, saluti dal Nicaragua. Che ci fa in Nicaragua, Margherita? Ti invidio, a prescindere, ti invidio perché penso che quelle siano realtà che, cioè, dove veramente l'inclusione, mamma mia, l'integrazione, l'inclusione, l'istruzione, cioè, quelle veramente, secondo me, sono realtà che noi dovremmo. Cioè, che noi insegnanti dovremmo andare a toccare con mano per renderci conto della fortuna che abbiamo e di quanto potremmo sfruttarla. Vabbè, comunque. Tra gli obiettivi individuati, oltre al potenziamento delle infrastrutture di rete e di connettività nelle scuole e alla formazione dei docenti, il PNSD mira a realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore ed imprese. Ovviamente pensate anche magari alla secondaria di secondo grado e quindi all'attivazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro. L'innovazione digitale è infatti letta quale strumento privilegiato per il collegamento della scuola con la parte più aperta e attiva del lavoro, al pari della didattica. Ovviamente. Io, per esempio, mi ricordo che, perché considerate che queste cose, ovviamente, cioè, allora, per portare i ragazzi fuori dalla scuola, o anche gli studenti, quando andavo io all'università, per esempio, facemmo l'esame di, come si chiamava? Non mi ricordo, Madonna, non mi viene. Comunque, un esame in cui era previsto l'utilizzo di CAD, no? Del computer, di AutoCAD, dei rilievi del GPS, delle misurazioni e tutto il resto, no? Già lì, per esempio, anche all'università non erano previste, cioè all'università non è prevista l'uscita didattica come a scuola. E quindi i miei amici, cioè io non andavo il pomeriggio ad imparare a usare CAD perché io lo sapevo usare perché lavoravo il pomeriggio da un geometra e loro non sapevano farlo. Allora, immaginate quanto fu essenziale portarli a studio da me e coinvolgere il mio titolare all'epoca del geometra per fargli vedere dal vivo come si faceva. E mi ricordo in quell'occasione, lui praticamente, che era uno super iper tecnologicamente avanzato, in quell'occasione praticamente ci mostrò su un tablet così piccolino tutto quello che noi avevamo in un malloppone di libro che sembrava incomprensibile. Vabbè, parentesi, le mie solite parentesi. Allora, poi didattica a distanza, direi saltiamola perché, cioè, voglio dire, la valutazione e la didattica a distanza pure, la didattica digitale integrata, questo, cioè, secondo me, è inutile.
inutile perché tanto oramai, grazie a Dio, cioè, non ci riguarda più. Quindi direi, ragazzi, con questo abbiamo terminato. Capitolo 14 terminato. Allora, vediamo se sabato mattina riesco a fare una diretta di studio pulito del capitolo 13 e 14. Però ripeto, del 13, il 13 lo faremo domani mattina. Però vi dico anche che cosa faremo, così magari siete più preparati. Perché io devo stringere un po' i tempi, ragazzi, lunedì ho l'orale, quindi del 13 io farò solo la parte che interessa a me. Quindi sicuramente farò vabbè, una prima lettura sull'autonomia, autonomia e curriculi, e poi dove inizio a parlare del curriculum, io farò direttamente, cioè salterò tutta la parte della scuola dell'infanzia, da pagina 484 la salto. Vado direttamente alla progettazione del curriculum nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo. Sì, quindi io farò direttamente, ecco qua. Allora, io farò autonomia e curriculi, quindi da 478 a 484, poi salterò a 503 fino a 510, salto alle indicazioni nazionali per i licei perché a me, ripeto, non interessano, e nemmeno le linee guida per gli istituti professionali e tecnici, le salto. Sì, e salto anche il curriculum dell'infanzia e del primo ciclo, io. Quindi avremo 10, sì, ce la possiamo fare tranquillamente, 10, sì, 17 pagine, quindi ci vediamo domani mattina alle 8, facciamo queste paginette, così poi domani pomeriggio non mi ricordo che cos'era previsto, però a questo punto sabato mattina sicuramente riesco a fare la diretta di recap studio pulito del 13 e 14, però ripeto, del 13 solo quello che interessa a me, quindi 13 e 14, ok, perfetto, perché sul 12 l'abbiamo già fatta, va bene, ok. E poi quella sul capitolo 15 invece già la trovate fatta con Caterina e basta. Sì. Vabbè, poi comunque stasera vi condivido il planning fino a sabato. Ok? Ci vediamo domani mattina, grazie per essere stati con me.